Il momento è drammatico. Sit-in di protesta ieri pomeriggio davanti alla prefettura. Cittadini ed operatori economici sono preoccupati e chiedono certezze sul futuro dello scalo di Birgi. Salve a tutti e benvenuti nel nostro primo spazio informativo di oggi. E questo è l'argomento della nostra notizia del giorno. Vediamo il servizio. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato per la salvaguardia dell'aeroporto di Birgi per chiedere un intervento che permetta di salvaguardare il traffico aereo dello scalo. Cittadini ed operatori temono seri contraccolpi per il taglio dei voli comunicato da Ryanair. Il momento è molto drammatico, noi operatori lo sentiamo maggiormente, però insomma l'allarme c'è stato già tanto tempo fa, io l'ho lanciato tanto tempo fa, già da questo inverno o addirittura da fine autunno, però in realtà non mi auguravo che, insomma, che potesse finire così. Non mi arrendo, ancora non mi arrendo, non ci arrendiamo noi che siamo intervenuti oggi qui alla manifestazione e speriamo, insomma, di trovare un minimo di speranza ancora per l'estate. Io ho 4 mesi che a Marsala col sindaco Di Girolamo, che è una brava persona, dico: ragazzi, succede il casino perché non hanno programmato nulla. D'altronde dare tutto l'aeroporto in mano a Ryanair non è giusto neanche questo. Adesso siamo con l'acqua alla gola, dicono i sindaci, vedranno quello che possono fare. Per fortuna io non ne conoscevo alcuni, mi sembrano persone molto per bene, molto motivate nell'accontentare la cittadinanza, perché qui non è che se non ci sono gli aerei a Birgi ci rimetta il B&B, qui ci rimettono tutti. La vicenda, che si intreccia con il bando ritirato dall'Arges dopo il ricorso presentato dall'Italia ed accolto dal TAR. Ma sul tavolo ci sono anche 2,5 milioni di euro a suo tempo stanziati per le operazioni militari in Libia. E nei giorni scorsi il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani ha ricevuto una delegazione del Comitato per l'aeroporto guidata dal presidente del distretto turistico Giuseppe Pagoto. Cerami, tra l'altro, ha chiesto alla Regione la riassegnazione dei 2,5 milioni di euro per destinarli ai flussi turistici nell'aeroporto di Birgi e per il piano promozionale. Lunedì il commissario del Libero Consorzio incontrerà il presidente di Airgest, Paolo Angius. Il comitato intanto è tornato a ribadire le sue richieste, a partire dalla costituzione di una cabina di regia. Il nostro comitato chiede in primo luogo che ci sia un'unica cabina di regia che possa controllare e monitorare questa azione, e chiediamo alla Regione di poter approvare questo piano strategico di promozione turistica. Abbiamo individuato il distretto turistico e la Camera di Commercio, che si sono presi la responsabilità di poter usufruire di questi fondi. Ci sono questi 2,5 milioni che si possono riutilizzare, che possono essere utilizzati per la promozione che possono essere utilizzati per la salvaguardia della stagione turistica 2018. Si tratta di soldi che possono essere investiti in promozione turistica e trasformati in tratte. Ci rivediamo tra poco, sempre in diretta, con tutte le altre notizie. Italiani al voto, domani mattina alle 7 si aprono le urne per le elezioni nazionali. 50 milioni di cittadini saranno chiamati a scegliere il prossimo Parlamento, seggi aperti fino alle 23. Una delle maestre torna in servizio, il giudice Antonio Cavasino ha accolto la richiesta di revoca della misura di sospensione presentata dal legale di una delle insegnanti indagate con l'accusa di maltrattamenti in una scuola di Valderice. Un defibrillatore per la vita, l'associazione Moto e Pieghe Trapani Bikers Club ha promosso una raccolta fondi per donare un defibrillatore per rendere più sicura la città. La pagina del meteo, nella prossima edizione daremo spazio alle previsioni del tempo, si prospetta un fine settimana all'insegno del cielo nuvoloso ma con le temperature in rialzo.
Per il TG Sport, rammarico, la Pallacanestro Trapani viene sconfitta in casa dalla Fortitudo Bologna ed esce dalla Coppa Italia. Il Trapani giocherà alle 14.30 al provinciale contro il Racing Fondi. Cimitero di Trapani poco sicuro. Dopo i furti e i danneggiamenti, i visitatori invocano l'installazione delle telecamere per tenere alla larga i male intenzionati. Telesud On The Road ha raccolto il loro sfogo. Buongiorno e ben ritrovati. Domani dalle 7 alle 23 quasi 50 milioni di italiani saranno chiamati a scegliere il prossimo Parlamento nazionale. Alla prova del voto il nuovo Rosatellum. Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23. Sull'isola si eleggeranno 25 senatori e 52 deputati. Due le circoscrizioni elettorali, quella della Sicilia occidentale e quella orientale. All'interno di queste due macro aree il Rosatellum prevede dei collegi plurinominali ed uninominali. Nel collegio di Trapani Marsala ci saranno due eletti con l'uninominale, uno per ogni ramo del Parlamento. Per la Camera dei Deputati il collegio prevede i 16 comuni, che nella nostra provincia comprendono Lago e Ricino, più le città di Salemi ed Alcamo, oltre alle due capofila. A questo andranno aggiunti quelli di Bagheria e Monreale, che comporranno, tutti e tre, il collegio plurinominale per Montecitorio. Per accedere alla ripartizione, ogni lista dovrà superare lo sbarramento del 3% su base nazionale. Comunque, se ognuna di loro supererà l'1%, i voti andranno comunque alla coalizione di riferimento. Sotto questa soglia verranno ritenuti nulli. Della nostra provincia, invece, 8 comuni, fra i quali quelli del Belice, al confine con la provincia di Agrigento, assieme a Mazara del Vallo e Pantelleria, faranno parte degli uninominali e plurinominali che si accorperanno con la provincia agrigentina e quella di Caltanissetta, sia per Palazzo Madama che per la Camera. Per il plurinominale, invece, il collegio senatoriale comprende le 4 province della Sicilia occidentale, Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, mentre nell'uninominale sarà quello di Trapani Marsala con Monreale. Nei seggi i cittadini troveranno due schede, rosa per la Camera, gialla per il Senato, con elencate le liste da votare, a solo o in coalizione. Su ognuna di esse ci sarà scritto il candidato di riferimento per i due rami del Parlamento. Andrà sbarrato il nome scelto, oppure solamente la lista prescelta, o entrambi. Nel caso in cui si segnerà solo il nome, senza indicare il simbolo, la preferenza sarà distribuita su tutti gli eventuali partiti facenti parte della coalizione. Viceversa, se si sbarra la sola lista, il voto andrà automaticamente al candidato uninominale collegato. Il voto disgiunto è espressamente vietato. Dunque, se si sceglierà nella stessa scheda un candidato all'uninominale, ma una lista di diversa coalizione, i presidenti di seggio saranno costretti ad annullare la scheda. E domani la nostra emittente seguirà lo scrutinio in diretta a partire dalle 22.50. In studio ospiti di Nicola Baldarotta saranno il giornalista del locale news Fabio Pace, Rossana Titone della testata online tp24.it e il presidente di Telesud Massimo Marino. Con loro si alterneranno personaggi della politica del territorio per commentare lo spoglio che via via arriverà dai quartier generali dei vari candidati all'uninominale in provincia, raccogliendo anche i loro pensieri in diretta in attesa del risultato. Uno sguardo sarà dato anche ai possibili risvolti del voto sulle amministrative di primavera. E adesso passiamo alla cronaca. Attimi di panico questa mattina in via Salinisti, nel cuore del centro storico di Marsala, a causa del crollo del solaio di una vecchia palazzina di due piani disabitata. Scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco. Il cedimento dell'ultimo piano della struttura ha provocato il crollo parziale degli altri due piani dell'edificio. Per fortuna non sono stati registrati danni a persone. Evacuate in via precauzionale due famiglie che abitano nello stesso cortile dove si affaccia la palazzina. Il comune ha disposto l'immediata demolizione dell'immobile a carico dei proprietari.
E adesso a Valderice torniamo sulla vicenda dei presunti maltrattamenti agli alunni. È stata revocata la sospensione del servizio a una delle insegnanti indagate. Revocata ad una delle insegnanti dell'Istituto Falcone di Valderice la sospensione cautelare per un anno disposta dal GIP del Tribunale di Trapani per presunti maltrattamenti sugli alunni. Il giudice Antonio Cavasino ha accolto la richiesta presentata dal legale della donna. Il provvedimento rimane invece in vigore per le altre tre maestre coinvolte nell'inchiesta. Il caso aveva creato parecchio scalpore dividendo la comunità valdericina tra innocentisti e colpevolisti. Un gruppo di genitori aveva anche scritto una lettera di solidarietà alle docenti coinvolte. A fare scattare le indagini della squadra mobile di Trapani, la denuncia presentata da un'altra maestra. Le telecamere collocate dagli investigatori a scuola avrebbero fatto emergere uno spaccato fatto di insulti, minacce, percosse e vessazioni psicologiche. Violenze che, secondo l'accusa, si consumavano con cadenza quotidiana. Tesi respinta dai difensori delle indagate che parlano di metodi educativi. I carabinieri li hanno sorpresi mentre cercavano di trafugare della legna all'interno del bosco Scorace, in manette due uomini originari di Buseto Palizzolo. I due si trovano adesso agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per i prossimi giorni. A Campobello aveva in tasca circa 231 grammi di hashish suddivisi in 68 dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. In manette un trentenne di origini senegalesi arrestato dai carabinieri della compagnia di Mazara. Il giovane è stato raggiunto da un divieto di dimora nel territorio di Trapani. Si conclude qui questa edizione, ma torniamo dopo la pubblicità con altre notizie. Defibrillatore per la vita, l'associazione Moto e Pieghe Trapani Bikers Club ha promosso una raccolta fondi per donare un defibrillatore per rendere più sicura la città. Il programma escursionistico del CAI, la sottosezione di Erice del Club Alpino Italiano, ha presentato il programma delle uscite per la stagione primavera-estate 2018. Per il TG Sport, rammarico, la pallacanestro Trapani viene sconfitta in casa dalla Fortitudo Bologna ed esce dalla Coppa Italia. Il Trapani giocherà alle 14.30 al provinciale contro il Racing Fondi. Ben ritrovati. Come avete sentito dal nostro titolo, l'associazione Moto e Pieghe Trapani Bikers Club ha promosso una raccolta fondi per donare un defibrillatore per rendere più sicura la città, formando allo stesso tempo all'utilizzo dello strumento. L'iniziativa è nata tramite il nostro club che, parlando di organizzare qualcosa per Trapani, e di comprare qualche cosa utile da donare ai comuni. E da lì è nata questa cosa per i defibrillatori, quindi per l'acquisto di alcuni defibrillatori e andarli a donare in vari comuni di Trapani. Quando avverrà la raccolta? La prima raccolta avverrà il 30 di marzo per i misteri, quindi ci possono trovare di fronte Piazza Vittorio con il nostro stand e faremo una raccolta con ricevuta e poi da lì ci saranno altre date comunque sempre con lo stand. È possibile pure donare tramite un bonifico? Sì, c'è un conto corrente IBAN intestato al nostro club, Moto e Pieghe Trapani Bikers, che possono fare tranquillamente il bonifico. È una bella iniziativa e infatti propongo a tutti i giovani di partecipare, dare il loro contributo in modo da riuscire al meglio. Una volta acquistati i defibrillatori bisognerà capire come funzionano proprio per fare in modo che questi siano d'aiuto e per fare in modo che un po' tutti riescano ad utilizzarli. Sì, l'importanza del defibrillatore PAD, cioè pubblico, è fondamentale in quanto è accessibile a tutti 24 ore su 24
però l'importanza è pure avere personale formato nel raggio di questo defibrillatore. Quindi il defibrillatore di questo club, l'acquisto di questo club si andranno ad aggiungere ad altri defibrillatori che già a Trapani sono presenti. Ricordiamo l'ultimo col progetto Un defibrillatore per Giorgio, dove sono stati acquistati 7 defibrillatori. Quindi a Trapani molto probabile che ci saranno più di 10 defibrillatori pubblici accessibili a tutti. Nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio si è tenuto il terzo appuntamento con le scinnute della processione dei misteri. Ieri è toccato ai sacri gruppi della flagellazione, affidato alle cure del ceto dei muratori e scalpellini, e della coronazione di spine, curato dai fornai. La celebrazione si è aperta con l'esibizione della banda musicale Maestro Gabriele Asaro di Paceco, diretta dal maestro Santino Stinco. Dopo la stazione quaresimale, partita dalla chiesa di San Domenico, è stata celebrata la Santa Messa officiata dal Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi. Al termine della funzione religiosa, ancora esibizione musicale a cura della banda. Ed è stato presentato il programma delle escursioni del CAI di Erice, previste diverse uscite nei sentieri della provincia di Trapani e non solo. L'incontro che si è tenuto nei locali della baita comunale di via Apollonis, la sede ericina della sottosezione del Club Alpino Italiano, si è aperto con l'intervento della referente Vincenzo Fazio, che ha dato il benvenuto ai soci e simpatizzanti, sintetizzando le uscite fatte in questi mesi di attività, dalle varie uscite organizzate in diverse zone del territorio. Fazio ha parlato anche degli incontri tenuti nella sede di Erice, come i corsi di formazione e le iniziative per la tutela del patrimonio ambientale della montagna di Erice, dalla giornata ecologica per ripulire il bosco antico all'adesione al comitato per dire basta agli incendi che la scorsa estate hanno devastato migliaia di ettari tra macchia mediterranea ed alberi. Un tema che ha visto il CAI di Erice avanzare anche delle proposte per prevenire i roghi ricorrendo alle nuove tecnologie. Spazio anche alla formazione con un momento a cura della vicereggente del CAI di Erice, Angela Savalli, dedicato alla tracciatura digitale con GPS su smartphone per la realizzazione di una mappa informatica tramite Google Earth e Google Maps. Il calendario delle escursioni, primavera-estate 2018, è stato illustrato da Monica Cassetti, componente del consiglio direttivo della sottosezione CAI. Il primo appuntamento è per domenica 8 aprile a Piazza Merio, nel territorio di Castellammare del Golfo. Si continuerà domenica 29 aprile a Rocca Busandra, mentre il 6 maggio è in programma un trekking nell'isola di Marettimo. Le escursioni proseguiranno il 20 maggio a Monte Sparagio e il 3 giugno nella montagna di Erice, con un percorso ad anello da Bonagia a San Matteo passando dalla grotta di Polifemo. Altra uscita fuori dalla provincia di Trapani sarà nel fine settimana del 15 e 16 giugno nei megaliti dell'Argimusco nel Messinese. A luglio è invece in programma un'escursione nella riserva foce del fiume Belice e dune limitrofe nel territorio di Castelvetrano. Il programma escursionistico si concluderà con un'uscita notturna tra il 14 e il 15 luglio a Monte Grifone per assistere allo spettacolo pirotecnico del festino di Santa Rosalia a Palermo. Il programma del CAI che abbiamo presentato nell'ambito delle attività escursionistiche che sono programmate per la primavera estate del 2018 sono risultate molto interessanti, tanto che al Club Alpino Italiano, alla sottosezione di Erice e Agro Ericino, abbiamo avuto anche l'opportunità di iscrivere nuovi soci. Il club infatti sta sviluppando tutta una serie di attività di valorizzazione dell'ambiente e dei percorsi naturalistici dell'Agro Ericino con grande successo, perché alle escursioni partecipano tantissimi amanti e appassionati della natura e soprattutto iniziano anche a avvicinarsi i giovani, che è molto importante dal punto di vista educativo, come dire, trasferire ai giovani quelli che sono i valori del rispetto e della tutela dell'ambiente. Il CAI quindi prosegue la sua mission qui nello sviluppo dell'Agro Ericino, della parte, come dire, naturalistica e ambientale, e c'è la possibilità di associarsi fino al 30 di marzo. E adesso la pagina sindacale. Giuseppe Termini è stato confermato segretario della UIL Scuola.
Giuseppe Termine è stato confermato segretario generale UIL Scuola Trapani in occasione del 14° congresso territoriale di categoria Scuola e Società, innovare per migliorare, che si è svolto ieri nei locali della UIL Trapani. Sono stati chiamati a far parte della segreteria Stefano Anselmi, Giovanni Daidone, Adelaide De Marco e Fulvio Marino. Gli obiettivi sono di grande importanza e di grande rilevanza, tenuto conto che le ultime elezioni RSU del 2015 ci hanno visto primeggiare nella provincia di Trapani con circa 2.500 voti. Pertanto siamo l'organizzazione sindacale da battere e quindi i nostri obiettivi sono quelli di primeggiare in tutte le scuole della provincia. E questa competizione è una competizione molto difficile, tra l'altro ci consente di essere presenti nel territorio in tutte le scuole e di affrontare i problemi che ci sono dentro le scuole in maniera reale e non in maniera verticistica. E le RSU è un ruolo di fondamentale importanza, perché a livello nazionale, grazie ai risultati che abbiamo conseguito nella provincia di Trapani, ci ha consentito di essere al secondo posto come risultati in relazione alla percentuale della UIL Scuola nazionale. Ai lavori congressuali hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale UIL Trapani Eugenio Tumbarello, il segretario generale UIL Scuola Sicilia Claudio Parasporo e il segretario generale UIL Scuola Pino Turi. Eletto ieri il comitato direttivo della neocostituita Proloco Bonagia e Nord di Valderice, che è così composto: Giovanni Angelo presidente, Simona Sottile e Maria Mannina vicepresidenti, Viviana Bova e Marco Papa segretari, ufficio stampa Guido Bova e ufficio legale Giuseppe Mantia. E adesso vediamo che tempo farà nel Trapanese nelle prossime ore. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà nuvoloso, con temperature comprese tra i 13 e i 16 gradi ed i venti provenienti da sud-ovest. Il mare sarà mosso. In serata i venti soffieranno sempre da sud-ovest. Per domani mattina il cielo sarà nuvoloso, con i venti provenienti ancora da sud-ovest, le temperature minime saranno attorno ai 12 gradi, sui 17 le massime. Il mare sarà mosso, con venti deboli provenienti da est. Per gli appuntamenti su Telesud, dalle 19.40 alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine e poi vi ricordo domani a partire dalle 22.50 la lunga diretta per seguire lo spoglio delle elezioni nazionali. Vi aspetto tra poco con il TG Sport. Apriamo il TG Sport con il basket. La Pallacanestro Trapani viene sconfitta dalla Fortitudo Bologna ed esce dalla Coppa Italia. Finisce 81 a 71. Ascoltiamo a fine gara le parole di coach Ugo Ducarello. È normale fare i complimenti alla Fortitudo, perché sapevamo benissimo che incontravamo la squadra più forte di questo campionato. Fianco a me, secondo me, c'è l'allenatore più forte. Anche se io sono di parte, perché sono un grande segnatore di Matteo, però secondo me lui è molto, ha grandi meriti per quello che sta facendo a Bologna, non da quest'anno. E lui ha rivoluzionato totalmente la filosofia e la struttura della squadra, e credo che comunque i risultati sono sempre alti. Sono primi in classifica in un girone bello tosto, e quindi il fatto di incontrare comunque la squadra più forte è anche motivo di crederci, perché ci credevamo a questa partita. Credo che abbiamo dato tanto dal punto di vista dell'energia. Abbiamo fatto una buona pallacanestro per 33-34 minuti, li abbiamo attaccati dove volevamo. Inizialmente onestamente non ci aspettavamo il fatto che loro
andassero a raddoppiare in post basso, abbiamo cambiato qualche spaziatura e abbiamo punito perimetralmente. Credo che nella prima parte sia Jefferson ma soprattutto Mollura abbiano fatto anche dei canestri anche molto importanti con un coefficiente di difficoltà anche elevato. Nel terzo quarto e nel quarto quarto loro naturalmente hanno alzato l'intensità difensiva, la loro fisicità, e l'abbiamo subita, perché l'abbiamo subita, e negli ultimi minuti comunque abbiamo fatto tanta fatica nell'esecuzione, abbiamo affrettato dei tiri, concesso a loro dei contropiedi anche facili, e credo che comunque i tiri di Amici in alcuni momenti e Cinciarini e McKenna abbiano spostato totalmente l'inerzia a favore di Bologna, che ha vinto meritatamente questa partita. E dall'altra parte io voglio fare i complimenti alla mia squadra, che comunque, ripeto, ha giocato contro la squadra favorita e ha giocato a testa alta contro una grande squadra. Passiamo al calcio e vediamo con l'ausilio della schermata quali sono le squadre in campo per la 28esima giornata del campionato di Serie C. Acragas Lecce, Juve Stabia Sicula Leonzio, Trapani Fondi, Catania Siracusa, Fidelis Andria Regina, Matera Catanzaro, Monopoli Casertana, Rende Bisceglie, Francavilla Paganese. Turno di riposo per il Cosenza. E nel prossimo servizio andiamo a vedere la prossima avversaria del Trapani Calcio. Dopo la trasferta di Reggio Calabria, il Trapani di Mister Calori ospiterà la Reggio Infondi. La squadra rossoblu, dopo la sconfitta interna contro il Matera, si trova a quota 23 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. 21 i gol fatti, 33 quelli subiti, numeri che rilegano i pontini in 16ª posizione in piena zona play-out. L'allenatore della Racing Fondi è Stefano Sanderra. Il modulo di riferimento del tecnico romano è il 4-3-3, nel quale troveranno spazio il portiere albanese Helezai. La difesa sarà formata da Vastola e Ghinassi al centro, con Galasso e Pompei terzini. In mezzo al campo poi ci saranno Vasco con De Martino e Ricciardi a completare il centrocampo. In attacco spazio al tridente, formato da Dessi e Nolè sugli esterni, con Corvia unica punta. La squadra rossoblù non vince da 8 turni. L'ultimo successo è datato 17 dicembre. Cimitero di Trapani poco sicuro. Dopo i furti e i danneggiamenti, i visitatori invocano l'installazione delle telecamere per tenere alla larga i malintenzionati. Telesud On The Road ha raccolto il loro sfogo. Ben ritrovati, e questo l'argomento del nostro approfondimento di oggi. Vediamo. Furti e danneggiamenti al cimitero di Trapani, e i visitatori invocano le telecamere per tenere alla larga i malintenzionati. Il cimitero è un luogo sicuro? Penso di sì. Di recente si sono verificati danneggiamenti e furti? Non era a conoscenza, ok. Infatti penso di sì, si spera di sì, ma come ogni cosa umana non è perfetta. Il cimitero, secondo lei, è un luogo sicuro? Ma non è sicuro. Io non ci sto capendo più niente, sinceramente, perché non è possibile che in un cimitero ci sono tutte queste salme. È veramente una vergogna, è una vergogna. Adesso se viene mia moglie gli spiega lei com'è la situazione. Di recente anche furti e danneggiamenti. Cosa devo dire? Fanno schifo le persone, perché non possono lasciare neanche i morti in pace. Il cimitero è sicuro? No. Il cimitero è sicuro, non c'è niente sicuro in Italia. Nessuna cosa c'è sicuro, ci sono solo sicuro i ladri, i politici. Vicino la voce aperta, tutti i ladri, tutti i ladri. Mandano i tassi senza che c'è travaglio. Il cimitero è sicuro? No, non è un luogo sicuro per niente. Ci sono stati dei furti
e poi i nostri cari non sono al sicuro, non hanno nemmeno un loculo dove stare, è giusto questo? A chi dobbiamo rivolgerci? Secondo lei sarebbe opportuno collocare le telecamere? Sì, è una cosa da fare, come dobbiamo fare nei cimiteri, alle scuole, da dappertutto. Telecamere subito al cimitero, per favore, immediatamente. Signora, secondo lei il cimitero è un luogo sicuro? Ma è sicuro? Luogo sicuro è... Ma poco fa dice, è successo qualcosa, io non lo so che cosa è successo. Di recente ci sono stati furti e danneggiamenti. Ah, non lo sapevo questo. Però anche il cimitero non è un luogo sicuro. E che cosa bisognerebbe fare per aumentare il livello di sicurezza? Ma questo non lo so, le autorità. Devono... le autorità. Le telecamere sarebbero una soluzione? Pure le telecamere, come dovrebbero essere a tutte le parti, negli anziani, nell'ospedale, in tutte le parti. Il cimitero è un luogo sicuro? Non lo so, questo non lo so. Quello che sa, e Dio sa quello che serve. Il cimitero è un luogo sicuro? Ma io finora sì, perché per quel che vengo, per quelle poche volte che vengo, l'anno sì, però io non potrei dire per di altre persone. Ci sono stati di recenti furti e danneggiamenti? Vabbè, questa è una cosa vecchia e datata, anche nelle cappelle stesse, anche perché ci sono persone che sanno dove andare nelle cappelle per prendere materiale che puoi rivendere in cose di antiquariato. Basta. Occorrerebbero le telecamere allora? Beh, ma qua bisogna andare con le telecamere un pochettino, poi fare riscontro con la privacy, secondo me, non è una cosa così facile da cosa. Il cimitero, secondo lei, è un luogo sicuro? Diciamo.